Thank you.
salutiamo con un applauso la Maseno Marching Band, naturalmente solo per poco tempo, o meglio per tutto il tempo che saremo all'esibizione della Marching Band del Giappone, che ci offre uno spettacolo all'interno di questa che è la serata di apertura, anzi l'anteprima della 17ª edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali. E allora facciamo un grandissimo applauso per la Takigawa High School di Kobe dal Giappone. Thank you.
Buonasera a tutti. Veniamo da Kobe, Giappone, e siamo la banda del liceo Takigawa Daini. Stasera siamo molto felici e emozionati di suonare qui a Giulianova. Con la banda italiana suoneremo tutti insieme per voi con tanta passione per divertirvi. Grazie!
Ed ora seguiremo la seconda parte dello spettacolo di Amaseno Marching Band e intanto voglio ricordarvi che è possibile acquistare i biglietti della lotteria legati alla 17ª edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali al
al costo di un euro. E, grazie all'acquisto del biglietto della lotteria potrete anche votare la banda più, che vi sarà più piaciuta di questa nostra 17ª edizione, oltre ad eleggere la più bella, la Miss Festival. Un biglietto della lotteria che racchiude circa 12 premi in palio, tutti molto importanti e molto interessanti, quindi vi invitiamo ad acquistare tutti il biglietto. Dicevamo, la seconda parte di questa serata, di questo spettacolo che apre la 17ª edizione del festival, quindi una sorta di anteprima dedicata in particolare alle Marching Band, due prime stelle del circuito internazionale qui questa sera a Giulianova. Sono presenti la Amaseno Marching Band, il fiore all'occhiello delle bande internazionali italiane, e la Takigawa High School, che arriva direttamente dal Giappone. Al termine dello spettacolo sigleremo il gemellaggio Italia-Giappone sul palcoscenico del Festival Internazionale di Bande Musicali, che, lo ricordo, è organizzato dall'Associazione Culturale Padre Candido Donatelli. Siamo pronti? Benissimo, e allora un grande applauso, e chiamiamo nuovamente qui in Piazza Dalmazia Amaseno Marching Band. Davide.
Thank you.
Thank you.
Allora, noi avremmo finito qui, però per questa sera siamo una marching band italiana, siamo a Giulianova, abbiamo anche degli ospiti stranieri e per questo abbiamo preparato due pezzettini appositamente per voi. Non c'è bisogno che vi dico il titolo, le riconoscerete senz'altro. Se qualcuno vuole cantare lo può fare tranquillamente insieme a voi. Bene? Grazie a tutti voi per la vostra accoglienza e attenzione. Thank you.
dedicata ad un classico della musica italiana davvero straordinario. Ed ora torniamo con il Giappone, la Takigawa High School, una marching band che questa sera dedica il meglio del suo repertorio al nostro pubblico per l'anteprima della 17ª edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali. Un grande applauso per il Giappone! Arrivederci. Marco!
Thank you.
Thank you.
Marco. Benissimo, e allora ancora un grande applauso per la banda giapponese che ci ha offerto uno spettacolo davvero straordinario. E adesso anche la banda di Amaseno si schiera in piazza Dalmazia, perché è qui, prima di salutarci, che celebriamo il gemellaggio Italia-Giappone all'interno della 17ª edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali. E adesso voglio naturalmente invitare il presidente dell'Associazione Culturale Padre Candido Donatelli, Mario Orsini, insieme al vicepresidente Gianni Tancredi e al vice sindaco della città di Giulianova, Nausicaa Cameli, perché saranno loro a consegnare la targa per la celebrazione del gemellaggio Italia-Giappone, che in qualche modo suggella l'inizio di questo festival, che è dedicato alla musica, alle bande, ma anche all'amicizia, ma anche alla cultura, alla storia, alle tradizioni del nostro paese, che come sapete ha una storia lunghissima per quanto riguarda le bande musicali e la musica per bande. La banda di Amaseno è pronta ad entrare in piazza? Sì, benissimo, e allora un grande applauso. Mario Orsini, presidente dell'Associazione Culturale Padre Candido Donatelli, insieme al vice sindaco Nausicaa Cameli, consegnano la targa al direttore maestro della Takigawa High School. Un grande applauso per il maestro direttore Takashi Hongo. Ancora un grande applauso, e naturalmente continuate a seguirci, perché avremo altri appuntamenti con spettacoli ed esibizioni della banda del Giappone. E adesso chiamo il vicepresidente Gianni Tancredi, insieme sempre con il vice sindaco Nausicaa Cameli, per premiare il gruppo di Amaseno con il maestro direttore Natalino Como. Prego. Thank you.
Le bande hanno ricevuto insieme alla targa anche il vino della pace, con cui suggelliamo la vostra presenza qui a Giulianova. Continuano a fare altre foto e l'invito naturalmente per domani, per il secondo appuntamento con il Festival Internazionale di Bande Musicali, il primo appuntamento in Piazza Buozzi. Centro Italia Sport di Viviani è la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi. Centro Italia Sport ad Alba Adriatica. Contattateci allo 0861 78 20 41 oppure cliccate su www.centroitaliasport.it. Allo sport ci pensa Viviani.